tutti ragazzi, ciao da Max Lombardi. Bene, oggi, visto che ho scaricato la mappa globale del mondo, ve la faccio vedere un attimo, proprio un attimino, perché è tantissima, tanta roba. Volevo fare un piccolo viaggio da Mosca, partendo da Mosca, fino ad arrivare a Taiwan. Naturalmente mi faranno prendere il tunnel speciale, non farò tutta la strada, ho preferito non farla perché sarebbero miliardi di chilometri. Passerò da Alessandria al Cairo fino ad arrivare alla Repubblica di Taiwan a Chiavi West. Vedete, questa è la mia nuova mappa, c'è anche il Giappone, abbiamo insomma tutto, Corea del Nord, Corea del Sud, non la posso ingrandire, diminuire perché vabbè, è tanta roba. Abbiamo tutto il mondo, la mappa globale del mondo, addirittura abbiamo anche questa parte qua, la Cina, tutto, ve la faccio vedere leggermente. Vedete, questa è un'aggiunta alla mappa. Poi c'è Nord America, Sud America, abbiamo anche un po' di tutto, Brasile, Venezuela, Cile, le isole, le Hawaii, cioè c'è tutta la mappa globale del mondo. Interessante. Finalmente sono riuscito a scaricarla, anche se per iniziare il gioco per la prima volta, per caricare tutti questi file, ci ha messo un 2 ore abbondanti. Infatti l'ho lasciato stanotte, poi l'ho riavviato stamattina e il gioco era fatto. Comunque, vista così, magari non ci fate caso, ve la faccio vedere. Naturalmente qui la vedete un po' più scura, perché queste sono zone che non ho esplorato. Anche se sono a Mosca, ci sono andato col teletrasporto, quindi questa zona non l'ho esplorata. Però guardate un po', guardate qua, vi fa vedere le dimensioni globali di questa mappa. Qua la vedete scura perché sono zone che ci vorranno 10 anni per esplorarle, sicuramente. Ecco qua, però queste zone, la Finlandia, l'Estonia, vedete qua, questa è quella, la Slovacchia, l'Ungheria, la Romania, la Bulgaria, la Turchia. Poi dalla Turchia naturalmente si va Siria, Israele, Giordania. Cioè la mappa globale, io devo andare qua a Taiwan, Timura, cioè è incredibile. Ah, addirittura in Italia, ecco, hanno aggiunto qualche altro paese. In Italia hanno messo la Sardegna finalmente e la Corsica. In più hanno messo l'isola dove sbarcano, in pratica adesso non mi viene in mente, poi altre isole qua, Palma di Mallorca, altre isole, ah no, questa è l'Algeria, vabbè, la Spagna, il Portogallo, Marocco, poi qua abbiamo un po' di tutto, il Brasile, che scende l'Uruguay, ecco qua magari la vedete in modo più completo, è possibile. Insomma, tanta roba. Poi Hawaii, ah, ecco, ci sono pure le isole Hawaii, abbiamo l'America, l'America del Nord, il Canada, naturalmente zone inesplorate. Ecco, come ho detto, iniziamo il nostro viaggio, non passa nessuno, quindi possiamo pure iniziare con il nostro carico vuoto per poi andare a Taiwan a consegnare questo cartellone vuoto. Sentite che pezzo di rombo che c'ha. Thank you.
considerata la bellezza di Mosca è immensa. Basta proprio, proprio bene. All'aeroporto del Cairo abbiamo preso un aereo per non fare un attimo che voglio far vedere lo schermo. Ecco qua, questo è l'aeroporto del Cairo in Egitto e adesso proseguiamo il nostro viaggio. Andiamo amico, c'è il camion abbastanza lungo. Dove vai?
Beh, esplorare tutta questa mappa ci vorrebbe un'eternità, allora, una volta scaricata, dai, chi vuole passare un po' di tempo. Se vedete dal navigatore le linee tratteggiate, quelle sono la rotta aerea che potevo fare o che dovrò fare. Poi ci è arrivata ad Alessandria, adesso prenderemo la nave, ci dirigeremo verso il porto. Dai, amico. Quasi ne approfitterei per fare il pieno al camion, perché qua la benzina in gasolio costa pochissimo. Questa è una strada che conosco, avevo fatto il pieno sulla Porsche. Beh, non c'è che dire, 24 centesimi con un litro è abbastanza buono. Devo soltanto guardare, ma poi ho visto con il drone che ci sono delle strade pericolosissime, come questa ad esempio, per entrare nel porto mi sa che non è il massimo della strada. Porto di qua a destra, sì. Eccoci qua, il porto di Alessandria d'Egitto. Eccoci sbarcata a Tainan, questo piccolo centro della Corea. Altro dice nel porto, quindi non c'è il rischio che entrino le macchine.
guardate le disegni che ci sono in questa cittadina. Vanno a passare, guarda. Thank you.
vado a raccogliere le banane. Sono andato a raccogliere le banane. Chissà come sarebbe. Prima di arrivare, intanto siamo arrivati, prima di guardate vi faccio vedere cosa c'è qua. Andiamo avanti, vi faccio vedere. Con il mio drone che me lo porto sempre dietro. Statue non solo dei Buddha, delle persone che dormono, va bene anche questo. Andiamo, va, eccoci arrivati a destinazione, semaforo rosso, lo passiamo, va bene così. Ormai tanto siamo arrivati, eccoci qua, adesso scarichiamo. Passeggio la voglio fare, anche perché mi diverto. Ecco qua, arrivati sani e salvi, almeno quello. Arrivati, ciao a tutti, alla prossima.